Colonnello Roberto Saltalamacchia stamattina ha presentato il nuovo calendario, quello degli ultimi 50 anni di storia, poi prossimo anno l'Arma arriverà a festeggiare il bicentenario, un traguardo incredibile, l'Arma sempre nel cuore della gente, nel cuore di tutti gli italiani. Sì, l'Arma celebrerà i 200 anni di storia, è l'Arma degli italiani, l'Arma delle comunità. Noi siamo orgogliosi e fieri di essere in una istituzione che è nel cuore della gente, nel cuore dei cittadini, e siamo sempre più determinati a svolgere i nostri compiti e le nostre funzioni con grande senso di responsabilità, di sacrificio e naturalmente con quello spirito che ogni carabiniere mette e pone nel suo svolgere quotidiano, nel suo servizio di vicinanza al cittadino, alle comunità, al popolo. Nella sua presentazione abbiamo sfogliato insieme i 12 mesi dell'anno nuovo del 2014, però torna fuori sempre tutti gli anni da questi calendari il grande lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri e soprattutto negli ultimi anni i nuclei specializzati, perché l'Arma ne ha tanti. Sì, noi abbiamo reparti speciali che esprimono le loro funzioni in ogni settore particolare. Abbiamo visto e citato il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, per la salute, il Comando del Nucleo Operativo Ecologico, per l'ambiente e altri comandi importantissimi che svolgono attività specialistiche a contrasto della criminalità e per la salvaguardia naturalmente del patrimonio ambientale, artistico e della salute dei cittadini. L'Arma si è sempre evoluta in questo, ha sempre messo attività e risorse fondamentali per preparare il personale a una sempre più specializzazione e qualificazione a contrasto di una criminalità sempre più agguerrita e normalmente sempre più attenta anche agli sviluppi della società. I carabinieri in questo senso, dall'arma territoriale ai reparti speciali, in una unità di intenti convergono per naturalmente portare quel senso di sicurezza, quel senso di attenzione, quel senso di partecipazione che ogni cittadino ha nel cuore pensando e vedendo la divisa dell'Arma. Ricordiamo un esempio ultimo in terra di Arezzo del recupero culturale dei beni culturali del nostro paese, la Tavola Doria. Grazie ai Carabinieri, sì, Anghiari ha potuto rivedere questo grande capolavoro. Esattamente, è stata veramente una bellissima operazione del Comando Carabinieri del Patrimonio Artistico, un'altra tavola che è rientrata nella legittimità e nel possesso naturalmente dello Stato italiano. Ma questo vale in tutta Italia e anche in ambito internazionale. Quindi reparti che svolgono la loro funzione con grande capacità investigativa, con grande professionalità, e i risultati naturalmente sono tutti i giorni evidenti per questa grande determinazione e attenzione che viene posta nello svolgimento dei propri compiti.